il pallone sulla linea di fondo, ancora passport late a Nosica e con ordine che tiene bene, poi arriva anche la quasi recuperata da parte dell'Austriaco ed è di già la concretizzare in contropiede il sottomano di Voje Penic ed è ancora lui a segnare un canestro grande palletto da guardia. Grande ora anche da di nuovo quasi ancora l'aggressività, ancora la recuperata di Voje Penic che costringe al fallo Gays, grande intensità da parte della difesa. Sesto di Avellino, nuovamente parità 6.34 da giocare con l'attacco umana. Reyer chiude il palleggio Storm, poi Felice spalle canestro controllato da Gaines che gli rende parecchi centimetri e ne approfitta ovviamente poi e Felice che ha grande intensità cestistica 8-6, quella poi dopo il tocco sul ferro Benjamin Ortler, la palla recuperata da Viggiano con Julian Storm, ancora il palleggio, gioca 2 con Felice che prova a battere Harper, accetta ancora un cambio difensivo, ma il grande assist di Felice. Chapeau Andrea. Sì, davvero questo giocatore. È arrivati al bonus per la Sidiga. Avevo visto la segnalazione arbitrale, dicevo, poi sembrava dalla disperazione di Dulkis che il fischio fosse stato contro lui. Da quest'altra parte Voje Penic, sempre lui che mette a segno il sesto punto personale. Liberi e poi siamo a posto. Diciamolo tranquillamente così proviamo a eccolo qua, appena detto il conta 7, ma avrà un altro un'altra possibilità dalla linea della Carità e fa 2 su 2, dunque riscattato il 3 Cavaliere, lo scarico per Anosike, l'errore clamoroso di Anosike, poi il rimbalzo di Penic che forse anche subisce fallo, Jarius Jackson con il palleggio aperto, poi Voje Penic va a subire il fallo, viene convalidato, un po' generosa possiamo dire questa concessione del canestro alla formazione della Sidigas 23-27, dunque è uscito Gaines che è uno dei migliori marcatori del match, il migliore però è sempre Voje Penic che trova anche questo gancio, dunque Penic sale a quota 12 punti, una rimbalza ancora una volta di Voje Penic, poi Jarius Jackson è lui a costruire l'azione d'attacco per l'Umana Reyer, buona penetrazione, buon gioco a due con Penic, forse anche il fallo di Cavaliero a volerla dir tutta, in ogni caso il canestro di Penic 14 punti per lui e 29 giocatori sul cubo del cambio per Recalcati. Spencer Nelson per Phil Goss, ancora la possibilità di penetrare all'interno dell'area, poi la riapertura per Voje Penic che va a schiacciare, una schiacciata monumentale di Penic, 16 punti per orchestrare questo ultimo tiro del primo tempo. Jarius Jackson in difficoltà da Voje Penic che va in penetrazione, Penic che miracolo che ha fatto, 40 pari e tutto il taglietto in piedi ad applaudire. Viggiano, ancora Viggiano per Goss che cerca il gioco a due con Ressler, attacco abbastanza fermo per l'Umana Reyer, ci deve pensare ancora una volta Voje Penic, grande uso del piede perno, cambio di direzione, ancora un monumento. Umana Reyer che adesso difende sul tiro di Gaines, l'errore ancora Penic che riesce a toccare il pallone tra le mani di Anosy che lo dà a Julian Stone, poi Ress il pallone nelle mani di Phil Goss con il blocco di Penic, gioco a due e il canestro, qui grandissimo gioco a due perché sia Goss che Penic ha fatto tutto come insegnano i manuali. Seguiamo l'attacco di Avellino, ancora secco in questo secondo tempo, aggressivo molto Goss, 5 secondi per l'azione di tiro, arriva la recuperata invece di Penic che va in contropiede e inchioda la schiacciata, tutto il taglietto in piedi, Penic che continua veramente a fare di tutto e di più. Azione di coach Vitucci, Goss con il palleggio aperto, ancora la palla nelle mani del capitano dell'Umana Reyer che prova a battere Gaines con l'aiuto di Ress, attenzione 10 secondi per l'azione di tiro, Penic prova lui la penetrazione e inchioda la schiacciata, era un po' che non lo vedevamo ed ecco Penic che dice nuovamente presente, che se timidamente a dirlo con Phil Goss allo scadere dei 24, il rimbalzo di Stone che è quasi la pietra tombale sulla partita di Avellino ed è quasi il sigillo per il successo dell'Umana Reyer, lo mette invece Voje Penic in rovesciata ed era giusto che fosse lui l'MVP della partita.